Ciao a tutti ragazzi, allora, questa volta non è la recensione di un film, ma è la recensione di uno spettacolo teatrale, precisamente di un musical, che ho visto oggi, che è domenica 30 aprile. Sono andato a vederlo al Teatro della Luna a Sago, e quindi parliamo di Idris. Partendo dal fatto che nel 1997 furono Lorella Cucarini e Gian Piero Ingrassia a portare, a interpretare anche Sandy e Danny nella versione del musical teatrale italiano di Grease. Quindi da lì partirono diverse versioni, fatte sempre con la compagnia dell'Arancia e portate sempre in scena da Saverio Marconi, che è il regista. Quindi da 97 a oggi, al 2017, sono state fatte praticamente 9 versioni e sono passati 20 anni. 20 anni da quando iniziarono loro due, Lorella Cucarini e Gian Piero Ingrassia. Invece quest'anno, come protagonisti, troviamo Guglielmo Scilla e Lucia Blanco. Quindi attori giovani, Guglielmo Scilla era, diciamo, un youtuber all'inizio, quindi faceva video su YouTube, poi è diventato attore, quindi ha fatto diversi film come, non so, Matrimonio a Parigi, ha fatto Fuga di cervelli, Infini, ha fatto 10 regole per fare innamorare, insomma, questi film italiani, diciamo, sì, che sinceramente io li ho apprezzati, cioè, piaciuti, a parte Fuga dei cervelli, e vabbè, però è un mio giudizio personale. Poi quindi però come attore non è male, in questo ruolo, certo, se andiamo a rivedere il John Travolta del 1978, vabbè, ma nessun attore sarà mai come John Travolta. Quindi si possono prendere tutti gli attori del mondo, magri, alti, bassi, ma nessuno sarà come John Travolta. Quindi nel contesto, diciamo che ci stava. Ha una bella voce, quindi ha cantato molto bene, assolutamente, e quindi io di così non credo non ci sia altro. Invece lei, Sandy, Lucia Blanco, caspita, c'era una voce strepitosa, veramente. Ogni volta che cantava, rimaneva incantato, veramente. Aveva come posso dire, questa potenza nella voce che ti distraeva da tutto, cioè praticamente ti distraeva da tutto e ti concentravi solo su di lei. Quindi eri tu e lei è la sua voce, perché
È talmente forte, talmente bella che rimani incantato, veramente. Poi la parte di Sandy la fa bene, molto bene anzi. Ci sta benissimo la parte di Sandy. Nulla da dire, nulla, nulla, assolutamente. Quindi perfetta, ci sta benissimo. Quindi è una delle attrici che mi è piaciuta di più nello spettacolo. Non perché è la protagonista, ma perché è stata veramente, veramente brava. Assolutamente. Poi un altro attore e personaggio che ho apprezzato tantissimo. Forse è stato il mio preferito di tutto lo spettacolo, è stato il personaggio di Rizzo, interpretato da Eleonora Lombardo. Veramente, allora, quel personaggio lì, interpretato da Eleonora Lombardo, è riuscita a, praticamente, come se fosse Rizzo, uscita dal film e messa lì, nel palcoscenico. Era identica, ragazzi, era una cosa impressionante. Talmente era identica, veramente perfetta in ogni dettaglio, trucco, parrucca, atteggiamenti, veramente in tutto, Rizzo ha veramente tutto, non, nulla da dire, assolutamente perfetta, perfetta in ogni dettaglio, troppo brava. Poi quindi gli altri diciamo che sono tutti attori giovani, a molti vengono da, o alcuni, non so adesso, però credo di sì, che alcuni vengono dalla SDM, la scuola del musical, che sempre di Saverio Marconi, è una scuola superiore dove si studia danza, recitazione e canto, quindi tutte le basi per fare un musical. Quindi il resto del cast c'era Nick Casciaro, che praticamente faceva la voce narrante, e poi ad un certo punto faceva la parte di un angelo. Infatti, quando l'avevo visto nel trailer, ho fatto: ma perché c'è? Cosa c'entra l'angelo? Invece, oh, ecco, ho capito perché c'è l'angelo. Poi c'è Giorgio Camandona, scusate, Roger, interpreta Roger. Gioacchino Inzirillo, Dodi. Luca De Gregorio, Sonny. Luca Peluso, Eugene, che è perfetto, anche lui, Eugene, anche se non dice molto, dice due battute, però era, per quello che ha fatto, era veramente bravo. Giulia Bellanzoni, Patti. Giulio Benvenuti, Tom. Giulia Mazzei, Ciaccia. Andrea Spatta e Alessandro Ripamonti, Laura Fiorini e Chiara di Loreto sono praticamente gli studenti della Rodel, quindi la scuola, il RIS.
e Ilaria Amaldi, Miss Lynch. Miss Lynch è anche lei veramente brava. Però vi ripeto, il mio personaggio preferito è stato Rizzo. Era perfetto. Quindi, che dire di questo spettacolo? Mi sono divertito molto. Poi c'era tutto. Del film c'era tutto. Tutto. Non mancava nulla. Nulla di nulla. È stato perfetto. Ogni dettaglio, musiche, costumi soprattutto. Costumi erano fantastici. Quindi, chi ha dei costumi, così citiamo qualche nome. Carla Accormaboni. Quindi questa ha costruito bravissima. Allora, veramente complimenti. Poi anche io le coreografie sono Gianni Bruce, bravissimo anche lei, anche lui, scusate. Le scene Gabriele Moreschi, e quindi anche scenografia perfetto, perfetto in tutto. Mi è piaciuto molto. Quindi adesso, oggi era l'ultima al Teatro della Luna, però non so se si ripeterà cioè, come posso dire, si ripeterà in altre città. Quindi se ci si ripeterà in altre città, io consiglio la gente di andare a vederlo assolutamente. Ma se non dovessero ripeterlo, però dubito, io spero di sì. Comunque è stato veramente un bellissimo spettacolo. Sono tornato a casa divertito al massimo, veramente 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 bello. Quindi, che dire? Ah, ecco, vabbè, questo Tris, la locandina. Cosa posso dirvi? Anche le luci, per esempio, nelle scene, quando faccio un esempio, la scena iniziale, vabbè, tutti si ricordano il film, quindi la scena iniziale c'è una scena, ci sono due scene contemporaneamente, cioè due stacchi di telecamera, una dove c'è Sandy che è con le amiche e parla. L'altra scena invece sono i ragazzi nelle panchine. Quindi nel teatro hanno usato questo gioco, li hanno messi insieme e praticamente come dovevano parlare, come parlavano, iniziano a parlare. Le ragazze, allora luce sulle ragazze e buio sui ragazzi, o viceversa, luce sui ragazzi, buio sulle, quindi c'era questo gioco di luci, buio, buio e luce, luce e buio, quindi anche per le luci erano veramente belle. L'orchestra dal vivo, ecco, l'orchestra dal vivo è stata spettacolare. A me piacciono gli spettacoli quando non con l'orchestra dal vivo, e sono andato lì senza saperlo. Sapevo che, vabbè, cantavano dal vivo, ma certo, quello era ovvio, musical, però non pensavo che fosse l'orchestra dal vivo. Quindi, come all'inizio del spettacolo mi hanno detto ci sarà l'orchestra dal vivo, ho detto caspita, allora qua c'è da divertirsi. Infatti mi sono divertito molto. Allora, quindi,
Andate sul sito gracemusical.it per vedere magari le date, se ci sono, se ci sono altre date, eccetera. Poi c'è l'hashtag, vabbè, hashtag Grismania. Anch'io, vabbè. Niente, quindi io finisco qua la recensione, vi lascio a una clip che praticamente ho registrato col telefonino perché alla fine ci hanno fatto alzare in piedi per ballare, anzi per riprendere quei telefonini, quindi abbiamo ripreso qua io ho ripreso una piccola clip, 3 minuti di clip in più, vedete, e quindi saranno un po' le ultime canzoni e avrete un po', spero che avete un po' l'idea di come sia questo spettacolo. Niente, che dire, io vi saluto, noi ci vediamo invece alla recensione di Fast and Furious, che è stato un disastro di quelli catastrofici, per carità, lasciamo perdere, quindi godetevi la clip e noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti. Fantastico, di Kiss, per sempre e tutti insieme.